abbiamo da poco terminato i lavori della vendemmia 2021 e siamo contenti perché anche quest'anno siamo riusciti a fare gli ottimi prodotti. È stata un'annata diciamo un po' calda, asciutta, e questo ha fatto sì che i prodotti venissero fuori sani, belli, di ottime gradazioni. Non abbiamo avuto problemi sanitari a livello di malattie dell'uva, e questo ci ha permesso di lavorare nel migliore dei modi le varie fasi di vinificazione. Anche quest'anno abbiamo preso un ottimo riconoscimento su uno dei nostri prodotti più principali, il cerasuolo storico della linea classica. Sono riconoscimenti che fanno sempre piacere, perché ti danno spinta ogni anno a fare qualcosa di più, a fare meglio. La linea è questa qui, quella del cerasuolo d'Abruzzo, della linea storica, la guida Bere Bene, che premia i vini che hanno il miglior rapporto qualità-prezzo. E io penso che oggi siano fondamentali anche per i consumatori scegliere degli ottimi vini senza spendere in maniera esagerata. A livello commerciale stiamo ripartendo già con le prime esportazioni, Stati Uniti in primis, dove i nostri importatori già hanno rimesso in moto tutte le varie attività, e questo pure ci incoraggia più per fare meglio. Quindi anche col Covid ancora in corso riusciamo a mantenere le posizioni, questo ci fa stare, diciamo, tranquilli. All'interno di questi contenitori, che sono barrique 225 litri, esce fuori il nostro prodotto un po' più di punta, che è il pan Montepulciano. Queste sono barrique che vengono ottenute da legni diversi, provenienze diverse, quindi abbiamo barrique di rovere francese, rovere americano, rovere sloveno, e poi noi alla fine facciamo un blend utilizzando i vari contenitori e prendendo un po' il meglio di ogni tipologia di legno.